Dal 2003 una malattia autoimmune le distrugge la muscolatura. Nel 2012 sfida il destino e la prognosi, imparando che con il cuore e con la mente si oltrepassano i limiti. Nel 2017 vince l'oro nei 50 farfalla e due medaglie d'argento sui 50 e 100 stile libero. E abbiamo con noi Katia Aere Fai, come vuole lei chiamarsi il cognome, Katia. Ciao Katia. Ciao a tutti, buon innanzitutto datemi del tu, se no mi fate sentire più vecchio di quello che sono. Allora, noi siamo rimasti al 2017, ma dal 2017, a parte che abbiamo la nostra amica perché è già venuta a trovarci sia al telefono, ma è salita anche sul palco di Riso Famo Sangue, e questo ne sono fiero, ne sono molto fiero, vero? A Oderzo, e io sono stato molto contento che lei sia venuta a trovarci e ci ha dimostrato che la forza va oltre a qualsiasi cosa, vero Katia? Assolutamente sì, quello che penso, cioè io mi dico sempre che se puoi pensarlo puoi farlo, e insomma ne ho fatto un po' il principio del mio modo di vivere, diciamo così. Che sei come il nostro governo, ne fai di tutti i colori, cioè brutta battuta, ma è che mi è venuta così, non è che uno ha sempre delle belle battute, cioè possono esserci anche brutte battute. Va bene. Adesso non è che allora l'importante è farlo a colori, non in bianco e nero, altrimenti ecco, tu me l'hai salvata, ecco qua. Oltrepassare i limiti. Allora Katia, ma dicevo appunto che noi ci siamo fermati al 2017, cosa hai fatto oltre dopo il 2017? Cioè nel senso, diamo lustro alle cose che hai fatto. No, diciamo che non mi sono mai fermata, né in vasca, quindi ho continuato insomma a cimentarmi nelle gare, nei campionati, nei vari campionati, da quelli regionali a quelli italiani. Ho fatto Solo nel nuoto, poi ha fatto un'altra incredibile cosa, la diciamo. No, perché poi Andrea Vidotti, ho sposato anche la causa del paraciclismo. L'ho conosciuto quasi per un inganno di una persona a me cara, e poi invece l'ho praticamente sposato, il paraciclismo, per convinzione, per passione. E hai fatto quanti chilometri sei partita da l'anno scorso? Quando è stato? L'altro anno? L'anno scorso siccome il lockdown mi andava piuttosto stretto e avevo bisogno di sfogare diciamo la mia energia, mi hanno proposto questo progetto un pochino assurdo, insomma, di 185 chilometri partendo da Passo della Mauria, dove nasce il Tagliamento. E praticamente fino ad arrivare a Rignano, dove il Tagliamento si 185 chilometri, hai capito? Così con le in braccia, non è che di braccia. Filippo, non controcorrente. Io ho i dolori sulle spalle quando sono vecchio decrepito, e lei fa 185. Complimenti, Katia, complimenti, sei un numero uno. Grazie. Sei numero uno. Insomma, però con il nuoto sei andata anche tu a Lignano, vero? Sì. Certo, allora 2 settimane fa ho fatto i campionati italiani di nuoto, mi sono portata a casa 2 titoli italiani. Tanto così. Ma sono rimasto ancora al Tagliamento io, ma l'acqua era fredda. Ma che acqua, ma che dici acqua, lì l'ha sfiorata. Ma guarda che campionati italiani a Lignano li ho fatti non scendendo a nuoto dal Tagliamento. Scusami Katia, ho capito insomma che hai grande braccia, per cui ho pensato al nuoto. Ma non hai ascoltato bene, perché ha detto che con l'handbike. È vero. Scusa, io vado a volte nel mio mondo. Quando è in radio dalle 10 di mattina, poi succede questo alla sera. Comunque, Katia, volevo anche dirti, no, che poi
Ricordiamolo sempre anche che anche tu hai una grandissima forza di volontà, perché dal 2003 viene stravolta la tua vita, vinci di qua, a destra manca, ti alleni, fai. Io ti ho conosciuto personalmente, sei anche tuo marito che è splendido, quindi che ti accompagna. Certo, certo. E dico sempre, dove la trovi tutta sta forza? Perché volei far capire agli amici giovani che ci ascoltano che fargli trovare la forza per andare a donare il sangue. Quindi, siccome la tua è una grandissima forza che hai avuto, come spiegala a quelli che ci ascoltano che devono andare a donare il sangue? Ma guarda, io sono convinta che se ci si siede e si rimane seduti, uno, non si muove niente, e seconda cosa, si diventa sempre più pigri. Io ho dovuto per necessità darmi da fare, muovermi, e quando ho iniziato a muovermi non mi sono più fermata, perché il fatto di comunque di porsi sempre degli obiettivi nuovi, la voglia proprio di superare i propri limiti ti porta automaticamente ad andare avanti. Katia, volevo farti un'ultima richiesta questa volta, non è una domanda. Però fai bene, però. Sì, volevo solo che tu dassi una mano ad Enrico ad uscire di casa in questo periodo. gli dai un input per far questo, perché non ce la fa più a stare fuori, vuole rimanere a casa. No, perché sai cos'è? Era la valutazione che faccio, no? Nel senso che con la scusa di questo Covid da un anno praticamente mi vedo Filippo e basta, ho ridotto ormai, sai, dai grandi palchi di Oderzo con gente che mi chiamava a destra e a sinistra, sono ridotto solo con Filippo, e da un anno che vedo Filippo non vede l'ora di tornare a casa. È qui che scalpita, devo andare a casa. Ma era il contrario, non vedevo l'ora di star fuori, adesso non vedo l'ora di andare a casa. Cosa deve fare, Enrico? Esatto, devo darmi... Quindi mi pare di capire, vita sociale zero, come esatto, tutti in questo periodo. Esatto. Però posso suggerirvi che muniti di bella mascherina, di gran voglia di sgambettare, che l'attività fisica nel proprio comune, anche in zona rossa, è consentita, quindi non ci sono scusanti. Per salutarci, scusami, voglia di fare. Per salutarci, volevo con te ricordare il tuo grande amico che purtroppo è ancora in difficoltà, e adesso è a casa a Padova, ma so che siete dei grandi amici, quindi lo volevo ricordare con te. Certo, è una grande persona, un grande uomo. Ricordiamolo pure, nome. Nome e cognome. Alex Zanardi, che è un grandissimo tuo amico, noi lo ricordiamo, e con te vogliamo augurargli tante cose, va bene? Tutto il meglio, e perché l'aspettiamo tutti quanti a braccia aperte, perché ci manca tanto. Noi ti ringraziamo, Katia, ma tanto ci sentiremo più avanti fra varie gare che farai, anche se vai agli europei, che tu adesso non so cosa sarai il tuo percorso, ma noi ti seguiamo, va bene? Grazie a tutti, e mi raccomando, andate, ragazzi, giovani, meno giovani, andate a donare il sangue. Bravissima, mi raccomando. Bravissima. Noi ti dedichiamo una canzone che si chiama Pay Your il mio inglese, senti il mio inglese, Filippo. Pay Your Way in Pain. Ciao. Grazie, ciao Katia. Un abbraccio a tutti.